Sì, buonasera ai nostri web utenti e buonasera al presidente della Giunta regionale Marco Marsilio. Grazie presidente per aver accettato il nostro invito. Lei ovviamente ha delle giornate tumultuose, però sarà importante chiarire con lei alcuni aspetti. E infatti volevo subito chiedere all'uomo Marsilio come sta vivendo queste giornate di emergenza. Beh, male, non si vive bene in una condizione, mai avrei pensato di dover affrontare una pandemia, credo che non lo pensasse nessun cittadino, nessun italiano di doversi trovare in questa condizione e trovarmi poi non solo coinvolto come tutti da questo flagello, dalle regole molto particolari, il contenimento, il distanziamento sociale, le mascherine e tutto il resto. E doverlo fare con la responsabilità di dover prendere io le decisioni sulla vita degli altri è una cosa che onestamente e sinceramente ti toglie il sonno. Ecco, Presidente, a proposito di distanziamento, di quarantena, eccetera, lei ha vissuto sulla sua pelle un'esperienza di quarantena. Che cosa le è mancato di più in quei giorni? Che cosa ha pensato? Era preoccupato? Che cosa ha pensato in quei giorni? Beh, la prima preoccupazione che viene e che peraltro continua ad esserci è sempre quella di poter essere l'untore dei tuoi cari, di tua moglie, di tua figlia, delle persone che vivono in casa con te. Quindi quando a un certo punto vieni anche solo sfiorato dal sospetto di poter essere stato contagiato e quindi di essere contagioso per gli altri, questi brutti pensieri, insomma, nella mente ti si affollano. Poi per fortuna, diciamo, la quarantena stretta è durata poco tempo. Dopo io, diciamo, avendo avuto contatti con Nicola Zingaretti pochi giorni prima, aver scoperto lui stesso di essere malato e di averlo dichiarato pubblicamente, ho appunto fatto qualche giorno di quarantena fino a che non è stato appunto risolto il caso con la negatività e quindi ho potuto riprendere. Non dico la vita normale perché nessuno di noi oggi conduce una vita normale, e anzi il fatto di dover poi avere per dovere di ufficio e di ruolo uscire tutti i giorni, andare comunque in molti posti, compresi gli ospedali, dove penso sia anche doveroso andare di persona, non solo per testimoniare la vicinanza, la solidarietà, il sostegno ai nostri medici, ai nostri infermieri, a tutto il personale, ai malati, ma anche per prendere visione in prima persona di alcune situazioni, di verificare l'andamento dell'organizzazione, della gestione della malattia all'interno dei nostri ospedali e quindi è chiaro che si frequentano luoghi, come dire, pericolosi, più, potenzialmente più pericolosi e quindi questa paura dentro te la porti sempre, togli le scarpe prima di entrare a casa e fai una serie di cerchi in qualche maniera di contenere il pericolo. Ecco, Presidente, lei sarà orgoglioso degli abruzzesi perché gli abruzzesi sono finiti in cima alle classifiche che abbiamo letto, diciamo, su vari quotidiani e settimanali in ordine al loro rispetto delle regole del distanziamento sociale. Peraltro, c'è anche il discorso delle mascherine che sono vivamente raccomandate, e lei ha preso un'iniziativa in ordine alle mascherine. Magari se ci vuol dire quale iniziativa ha preso e se vuole rivolgere lei un appello comunque agli abruzzesi, visto che adesso siamo già entrati in una fase nuova. Sono senz'altro e certamente fiero e orgoglioso degli abruzzesi di questo risultato, di questo riconoscimento che è stato dato di essere, se non i migliori, comunque tra i più virtuosi nel rispettare le regole e i risultati si vedono anche. E questo è un po' una caratteristica caratteriale della nostra gente, questa resilienza, questo elemento, insomma, questa capacità di affrontare le difficoltà con uno spirito comunque positivo e costruttivo, pensando e sapendo che tenendo duro se ne uscirà fuori e si ricomincerà. È una regione che purtroppo ha conosciuto periodicamente tante catastrofi, tanti flagelli,
ha dovuto affrontare appunto tarsi in piedi e di ripartire, e quindi forse magari più di altri siamo abituati, gli abruzzesi sono abituati ad affrontarlo, e nel rispetto delle regole c'è anche quello di usare correttamente i dispositivi di protezione, le mascherine che io sto facendo distribuire un quantitativo minimo, d'altronde il mercato oggi non consente grandi accaparramenti, però abbiamo acquistato 1,5 milioni di mascherine con i fondi della protezione civile regionale, li abbiamo distribuite a due in oltre 600.000 famiglie abruzzesi per il tramite di Poste Italiane, che ringrazio per aver offerto gratuitamente il servizio di consegna. Questo significa poter andare capillarmente in ogni casa, in ogni singola buca della cassetta postale, e ricevere tutti un quantitativo minimale per poter intanto ricominciare, uscire fuori dalle proprie abitazioni, anche per chi non aveva niente per coprirsi. Ora diciamo la produzione di mascherine sta incrementando, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri prescrive come comportamento quello di utilizzare le mascherine sempre in luoghi chiusi, nei luoghi chiusi aperti al pubblico, quindi dentro gli uffici, dentro i negozi, dentro gli uffici postali, dentro tutti i luoghi chiusi frequentati da persone, e quindi lì dentro bisogna mettere la mascherina, bisogna tenerla all'aperto dove si fanno assembramenti, ad esempio nei mercati all'aperto noi abbiamo con ordinanza specificato che bisogna indossare la mascherina, anche perché nei mercati oltre alla mascherina bisogna indossare pure i guanti, perché si tocca il cibo, si toccano gli oggetti, e quindi questo può favorire la trasmissione da persona a persona, e quindi lì bisogna avere particolare cautela. E in ogni caso la mascherina portatevela sempre dietro, perché anche se si va a fare una passeggiata all'aperto o in campagna, non si può mai dire di non non si può mai escludere di incontrare altre persone, o comunque di poter avere un momento di assembramento, un momento di dialogo con un conoscente, con un amico che si incontra lungo la strada, e in quel caso oltre a mantenere almeno un metro di distanza, ricordatevi che parlare è uno dei momenti più pericolosi, perché la gocciolina si trasmette più facilmente, e quindi proprio in quel momento la mascherina assume la sua massima funzione di protezione, perché evita appunto la trasmissione di liquidi, di goccioline anche microscopiche attraverso l'aria da persona a persona. Quindi usatele sempre, fate sempre molta cautela, lo dico anche a chi ama fare sport dal giorno 4, questa attività è finalmente consentita. Noi abbiamo fatto con un'ordinanza una serie di regole, di norme applicate alle varie discipline. C'è chi polemizza perché magari sulla pista ciclabile delle aree metropolitane, Pescara, Montesilvano, ci sta troppa gente. Io dico a tutti di usare con cautela e prudenza questa libertà, perché abusare della libertà che ci stiamo tornando a concedere l'uno con l'altro può essere, come dire, l'anticamera dell'inferno, e quindi va bene correre, va bene andare in bicicletta, non esiste solo la pista ciclabile in riva al mare, si può fare anche appunto in altri luoghi o vicino casa, non è necessario assembrarsi tutti negli stessi luoghi, capisco che siano quelli magari più belli e funzionali, però per un po' di tempo sarà opportuno mantenere appunto questa prudenza e non ed evitare di concentrare troppe persone in uno spazio ristretto. Per il resto fare sport fa bene alla salute, quindi ben venga una bella corsa, una scappata in bicicletta o qualche altra attività che comunque dona anche un minimo di benessere non solo fisico ai cittadini, e naturalmente il concetto di salute è un concetto molto ampio di cui lo sport e la pratica sportiva fanno parte integralmente. Quindi, Presidente, le mascherine sono in distribuzione in questi giorni? Proprio in questi giorni Poste Italiane sta completando la distribuzione, in molti centri è già avvenuto, non so se abbia, come dire, già concluso il giro, comunque sta avvenendo in questi giorni, e nel frattempo
il governo, il commissario Arcuri, sapete, ha imposto un prezzo di vendita massimo di 50 50 centesimi. centesimi. Sta aumentando la produzione e noi come Abruzzo stiamo contribuendo in maniera importante perché non solo una grande azienda ha riconvertito una propria linea di produzione, la Fater, ma l'azienda che fa parte dello stesso gruppo, che è quella che produce le macchine, la Famecanica, ha stipulato proprio ieri un accordo con il commissario di governo per produrre i macchinari e quindi per produrre nuove linee di produzione che andranno ad incrementare fortemente la capacità italiana di produrre mascherine, perché la tragedia nella tragedia di questa pandemia è stata scoprire che una cosa così banale, persino stupida, come è quella di produrre una mascherina, l'Italia non ne produceva praticamente nessuna, un quantitativo assolutamente risibile. Venivano tutte importate dall'estero e in particolare dalla Cina. Quando quel mercato si è chiuso, comunque si è saturato perché il mondo intero ha chiesto milioni, milioni e milioni di mascherine al giorno, e se noi volessimo fornire le mascherine a tutti gli italiani che escono di casa o comunque che ne hanno bisogno e fargliele anche utilizzare come prescrivono le regole, quindi non più di 8 ore una mascherina, ne dovremmo cambiare decine di milioni al giorno in tutta Italia, e l'Italia oggi non ne produce questo quantitativo, ne produce un quantitativo molto inferiore, sta crescendo ma è ancora molto inferiore, e noi fino a pochi giorni fa la quantità di mascherine che siamo stati in grado di reperire sul mercato o che ci venivano distribuite dalla Protezione Civile Nazionale bastavano a malapena a soddisfare le esigenze degli ospedali e poi dopo gli ospedali delle RSA e di alveo paramedico e poco altro. Adesso la situazione sta migliorando e quindi piano piano si riesce anche ad allargare la cerchia delle consegne e della distribuzione. Io spero che presto si possano trovare più agevolmente in farmacie, parafarmacie e altri punti vendita che il governo sta decidendo. Bene, Presidente, siamo entrati dal 4 di maggio, quindi da ieri in fase 2, nella fase della ripartenza. Ecco, volevo chiederle a che punto è l'Abruzzo con i protocolli di sicurezza che sappiamo sono, come dire, la premessa necessaria per riavviare, diciamo, le attività e come pensa debbano essere scaglionate le riaperture dei vari comparti produttivi in Abruzzo? Noi abbiamo chiesto al governo di cambiare prospettiva, non di fare oggi, o anzi, meglio, l'hanno fatto più di una settimana fa, un calendario che prevede delle rigide scadenze per le riaperture, che non hanno di fatto nessuna reale base scientifica oggettiva, intanto perché i territori non sono tutti uguali e quindi anche le condizioni di pericolosità del contagio sui territori non sono esattamente le stesse in tutta Italia, ma anche perché è difficile convincersi che sia magari più pericoloso andare su appuntamento dal barbiere con tutte le precauzioni e con tutte le sanificazioni possibili e immaginabili da imporre a quell'artigiano, piuttosto che prendere l'autobus per raggiungere l'ufficio o la fabbrica ed entrare in fabbriche che pure hanno dei protocolli che stiamo anche implementando, vedi il caso Sevel. Con cui stiamo appunto collaborando anche per migliorare i protocolli già molto rigidi di sicurezza, altrettanto avviene sui cantieri edili, quindi ci sono tutta una serie di protocolli che si stanno stilando categoria per categoria, si fanno sia a livello territoriale sia a livello nazionale, perché le associazioni di categoria predispongono questi protocolli di sicurezza e la nostra logica, quella che continuiamo a proporre al governo, è stabilito come si rispetta e in quale condizione si può rispettare la sicurezza e lavorare quindi in sicurezza, chi riesce a garantirlo e a farlo, chi si adegua a questi standard può riaprire, che sia un bar, che sia parrucchiere, che sia un negozio di giocattoli, che sia un negozio di vestiti, che sia un ufficio, che qualunque attività, che sia una fabbrica, ecco, qualunque attività noi dobbiamo dire quali sono i meccanismi di sicurezza, le regole di sicurezza che devono essere adottate una volta messe in campo per permettere la ripartenza. Anche perché uno Stato che
tiene 3 mesi ferma un'intera filiera produttiva, intere categorie di lavoratori, e poi o a questi lavoratori gli dice subito con quali soldi possono tirare avanti, con quali risorse possono affrontare questo blocco lavorativo e produttivo, oppure se stiamo ancora a maggio a discutere di un decreto che si doveva chiamare aprile e non sappiamo ancora se e quali soldi verranno dati ad aziende che nel frattempo sono sull'orlo del fallimento perché non riescono a reggere il peso degli affitti, delle tasse, delle bollette, di tutte le scadenze che sono state sostanzialmente mantenute, direi allora è meglio, come dire, lavorare nel frattempo per far ripartire l'economia e permettere un minimo di rimettere in campo quello che abbiamo fatto ad esempio con l'asporto, diciamo, abbiamo permesso con un po' di giorni di anticipo rispetto al 4 maggio in Abruzzo, abbiamo consentito di poter cucinare per i ristoranti e le trattorie, anche per le paste all'uovo, per poter preparare appunto i propri prodotti e di poterlo fare in sicurezza con cittadini che prenotavano, andavano lì, non consumavano sul posto, se lo portano a casa, però almeno abbiamo offerto a una categoria che era rimasta completamente ferma e che ancora oggi non si sa bene quando dovrà riaprire, gli abbiamo dato una minima possibilità di almeno ammortizzare quelle spese fisse che rimangono ineliminabili e incomprimibili. Ecco Presidente, le questioni economiche devono camminare di pari passo ancora con le questioni sanitarie e dovremmo, insomma, come dire, combinare le due cose ancora per un po' di tempo. Allora vorrei chiederle questo, sul piano del controllo del Covid è chiaro che siamo, forse possiamo dire, non so se è prudente dirlo, comunque siamo sicuramente usciti dalla fase emergenziale vera e propria ed entriamo in una fase di controllo, forse di contenimento, no? Anche perché appunto c'è la necessità di dover ripartire. Allora volevo chiederle che misure su questo intraprenderete? Pensate ad un tamponamento generalizzato, a test sierologici generalizzati? Ecco, come pensate di controllare? Controllarlo comunque e di comprimerlo in qualche modo, comunque il virus che ancora esiste e vive tra di noi. Allora, noi oggi abbiamo intanto autorizzato, avuto l'autorizzazione dal Ministero per l'apertura del quarto laboratorio, quello dell'Aquila, ce n'era uno solo all'inizio di questa epidemia, che era il laboratorio di Pescara. Poi successivamente abbiamo autorizzato prima a Teramo lo zoo profilattico, che ha dato un grandissimo contributo per fare appunto, per incrementare la nostra capacità di diagnosi, successivamente il laboratorio dell'Università di Chieti, adesso anche il laboratorio dell'ospedale dell'Aquila. Quindi stiamo peraltro a Pescara, è stato acquistato dalla ASL locale un macchinario che consente di fare oltre 2.000 tamponi al giorno e in maniera anche veloce, tamponi rinofaringei. Diciamo, sono in corso i settaggi delle macchine, quindi la messa in prova, e speriamo dalla metà del mese di poterlo avere funzionante a pieno regime. Tuttavia, nonostante questi potenziamenti, e ci sono all'orizzonte anche accreditamenti di realtà private, che sono in grado, laboratori privati che sono in grado di fare tamponi, però il numero di tamponi che si possono processare realmente sono sempre un numero limitato rispetto alla popolazione, quindi io non ho mai parlato né mai parlerò di tamponi generalizzati a tappeto a tutta la popolazione. Con gli attuali laboratori ci vorrebbero forse 6 mesi per fare i tamponi a tutta la popolazione e non è appunto utile neanche farlo in questa maniera e con questi tempi. Certo che avere tanti laboratori in più e avere una capacità diagnostica maggiore ci permette o ci permetterà, nel caso dovessimo avere nuovi casi tipo la zona rossa di Castiglione Serremondo o dell'area Vestina, di poter magari prendere un piccolo paese e fare lì su un segmento particolare dove è utile e necessario andare a scovare una sospetta presenza numerosa di asintomatici e fare davvero subito i tamponi in maniera precoce per anticipare il momento della contagiosità e per anticipare
diciamo, l'individuazione dei soggetti malati. Nel frattempo, sul fronte della sierologia, cioè i test che vengono fatti sul sangue per capire se hai sviluppato gli anticorpi, l'Abruzzo fa parte di una sperimentazione nazionale condotta dal Ministero della Salute, che porterà oltre 5.000 abruzzesi su un campione nazionale di 150.000 soggetti, e oltre 5.000 abruzzesi verranno selezionati e invitati dalla Croce Rossa a partecipare a questa campionatura, a questi test sierologici che ci daranno delle indicazioni sul grado di presenza sul territorio e di circolazione del virus, sulla base del quale poi si faranno successivi approfondimenti. Dopodiché è chiaro che se E noi tutti lo speriamo, la scienza medica continuerà a crescere, magari a fare passi da gigante, a permettere di incrementare e di moltiplicare la capacità di fare tamponi e l'efficacia, anche l'attendibilità dei test sierologici, che sono senz'altro meno costosi e più veloci da fare, l'Abruzzo sarà sempre pronto a sposare queste campagne, a partecipare e a promuovere questo tipo di iniziative.